Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio.
dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso piano il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Parola di Dio. Il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi,
anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. E parola del Signore.
Perché la Chiesa ha infatti
discerne meglio il suo servizio agli uomini nella ricerca della verità e con gesti concreti di amore. Preghiamo. Che i ministri della Chiesa svolgano con cura il servizio della parola, dei sacramenti e della comunione ecclesiale. Preghiamo. E che i fanciulli che parteciperanno alla messa in prima comunione trovino nella comunità cristiana la spiegazione perfetta dell'Eucaristia. Preghiamo. Vieni, Signore, il nostro aiuto. Perché tutti noi qui presenti, dopo aver condiviso il pane eucaristico, sappiamo anche condividere il pane quotidiano. Preghiamo. Vieni, Signore, il nostro aiuto. Aiutaci, Dio nostro Padre, a capire e a fare quello che ha fatto per noi Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Mentre il coro dei giovani intona un canto offertoriale, l'assemblea si predispone ad accogliere la processione offertoriale realizzata dai fanciulli.
perché questa nostra famiglia adorata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio offerto a Dio, Padre e Onnipotente. Chiedo scusa, avrei dovuto farlo all'inizio della celebrazione eucaristica. Avete notato che il sacerdote processionalmente preceduto da membri della confraternita, come dal gruppo dei fanciulli che hanno la presa in charge di agosto, e più ancora dal gruppo dei ministrati. Perché lo celebrassero in sua memoria.
Dispone nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel regno dell'eletto. Santifico, Dio, questa offerta con la presenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta e offerta per la nostra salvezza e la salvezza del mondo, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al tempo, Dio, Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Thank you.
Sono stato
quei sacri piedi, chi spietato ti trapassò. Sacre lacrime.